Parto da alcune considerazioni di tipo generale. Avezzano in questi ultimi anni, nel tempo, è diventata una città aggregativa di tutta la Marsica, nel senso che molti abitanti si sono spostati dagli altri centri e Avezzano sta crescendo in maniera esponenziale. Questo però non ha cambiato la struttura urbanistica di Avezzano, se non all'esterno, nel senso che Avezzano non si è modificata e non può pensare di accogliere persone della Marsica, ma anche persone dell'Aquila, persone di altri centri, senza dare dei servizi, senza dare qualcosa in cambio. Non è rimasta praticamente una sorta di periferia urbana, non avendo niente al centro che possa dare dei servizi ai cittadini. Che cosa voglio dire? Che non c'è un centro di aggregazione e di svago all'interno, nel centro, ma anche all'esterno non c'è, che possa ovviare ad alcuni problemi, problemi culturali, problemi di tipo sociologico. Ci lamentiamo sempre del fatto che i ragazzi sono abbandonati a se stessi e se noi ci facciamo un giro anche al centro della città, vediamo questi ragazzi, nuvoli di ragazzi, adolescenti soprattutto, che stazionano all'esterno dei bar e che lì la gente dei condomini, delle case intorno si lamentano. Fanno degli esposti, eccetera, e non consideriamo appunto che la crescita della città, la crescita dei nostri ragazzi in primis, dovrebbe essere uno degli obiettivi fondamentali di un'amministrazione. L'amministrazione fa da guida, l'amministrazione è guida della città. Guida della città vuol dire che deve porsi degli obiettivi di crescita culturale, di crescita sociale, di crescita economica, ma di crescita. Così facendo noi abbiamo abbandonato invece un settore che è dei più importanti. Ci si lamenta sempre di questa cosa, però poi non la si prende in considerazione quando si devono organizzare delle strutture che possono servire appunto alla crescita dei nostri ragazzi. I centri di aggregazione e di svago non devono essere necessariamente soltanto i bar, ma possono essere dei centri culturali, dei centri sociali che devono essere al centro della città e che devono essere organizzati dalle amministrazioni in collaborazione con le scuole, in collaborazione con le istituzioni culturali. Detto questo, una premessa molto, molto veloce, è prendere il problema da un altro punto di vista. Naturalmente le scuole Corradini e le scuole Fermi sono una parte storica sicuramente della nostra città e nessuno lo mette in dubbio questo, credo anche dagli interventi fatti. Però è anche in dubbio che oggi come oggi le scuole vogliono e possono avere delle soluzioni diverse, hanno bisogno di spazi diversi, hanno bisogno di una vita diversa. E questo quindi potrebbe far pensare di spostare la scuola in un altro luogo. Ma spostare la scuola in un altro luogo non significa che il comune debba, che l'amministrazione comunale debba svendere le scuole che sono una parte storica della città, ma approfittare di questo per far sì che finalmente Avezzano abbia degli spazi aggregativi per i giovani, per gli anziani, per i bambini, per tutti quelli che vogliono fare cultura. Non esiste una città di 40-50 mila abitanti nel giro di migliaia di chilometri che non abbia una sede espositiva, che non abbia un museo. Noi abbiamo una pinacoteca al castello che si sta rovinando. Noi abbiamo bisogno di spazi all'interno della città. Ci deve essere una mediateca, ci deve essere una biblioteca, ci devono essere degli spazi. E poi ci possono anche essere. Poi dico, in un project financing ci possono anche essere degli spazi dedicati alle imprese,
degli spazi che le imprese possono cedere, concedere in uso, no? E dare, e quindi avere un ritorno di tipo economico. Perché il project financing lo decide l'amministrazione, non lo decide l'impresa. L'amministrazione dice: ok, abbiamo uno spazio che dobbiamo ristrutturare, lo ristrutturiamo insieme, voi mettete il capitale, noi mettiamo però i paletti. E i paletti significa che non ci possono essere le friggitorie e tutto il resto, ma i paletti significa che devono esserci degli spazi culturali dedicati alle associazioni, dedicati a quello che dicevo prima, al sociale, alla cultura, ma anche al commerciale, ma a un tipo di commerciale che decide l'amministrazione. Quindi voglio dire che è una cosa, non sapevo, sindaco, che la scuola Mazzini era prevista come centro culturale. Però voglio dire che se noi riuscissimo a fare un'operazione per cui tutto l'edificio Mazzini Corradini sia un edificio che culturalmente possa diventare un centro attrattivo non soltanto per gli avezzanesi puri, ma anche per tutta la Marsica, perché Avezzano vuole essere il centro della Marsica, io credo che bisogna spostare così l'obiettivo, non vendere assolutamente su questo, non ci sono proprio, non ci piove, diciamo noi, ma cercare di rendere questa struttura, se si vuole modificare, un centro di aggregazione e una riconversione socioculturale assolutamente necessaria nella città di Avezzano.